Avete della stoffa? Non buttatela, ci possiamo fare grandi cose. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, un video per lo scrapbooking veramente veramente carino. Questo è l'anno del fabric tape, si può dire, ne ho visti tantissimi in giro. È una sorta di washi tape, quindi un nastro adesivo decorato che però è fatto di stoffa. Bene, facilissimo da riprodurre in casa con gli scampoli di stoffa che abbiamo a disposizione, ma potete fare dei nastri adesivi di stoffa bellissimi per decorare le vostre case, le vostre creazioni, e soprattutto per riciclare in maniera intelligente la stoffa e per risparmiare un bel po' di soldini, perché questi fabric tape, a differenza dei cugini washi tape, costano un po' di più. Quindi, se abbiamo tutto il materiale in casa, ma perché dobbiamo spendere soldi? Durante il video vi farò vedere anche come fare il washi tape homemade, ma quella è una pratica usuale e facilissima. La stessa è quella per il fabric tape, ma magari voi non ci avete pensato e io durante il video ho qualche segreto da svelarvi. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e veniamo a vedere come si fa il fabric tape. Impariamo a fare il fabric tape ed il washi tape in casa. Allora, non ho inventato nulla, sono tutte cose tecniche che ci arrivano dalla lontana America, ma mi piaceva condividerle con voi. Allora, il fabric tape altro non è che un nastro adesivo di stoffa. Il washi tape è un nastro di carta decorata, sempre adesivo, e servono per lo scrapbooking e la decorazione delle creazioni di carta. Bene, cosa ci occorre? Innanzitutto uno scotch biadesivo. Ne vendono di diversi tipi, a noi interessa semplicemente che il potere di adesione di questo scotch sia ottimo, che sia di ottima qualità. Un tagliabalza, delle forbici e, se volete, anche delle forbici ad effetto particolare. Io ho qui queste a zig zag, ma ci sono ondulate, con vari ghirigori. Delle penne di vario tipo, perché noi potremmo fare questi tape, questi nastri adesivi, sia su carta standard che compriamo già realizzata, che con carta che possiamo realizzare noi, quindi delle penne per realizzare appunto delle carte. Degli scampoli di stoffa che ci piacciono, qui ho questa fantasia in seta. Come carte personalizzate io userò le carte marmorizzate che abbiamo fatto insieme lo scorso video. Se ve lo siete perso, ve lo metto tra le informazioni, basterà cliccare dove c'è la i e vi si aprirà la scheda con il video di riferimento. Ho delle carte decorate, queste tutte a fragoline, queste le ho prese alla Tiger ed è un blocco di carta decorata. Ho una busta di plastica di un negozio di abbigliamento per bambini, che non mi interessa come busta, ma mi piace tantissimo questa fantasia, e quindi farò anche un plastic tape. E poi naturalmente la stoffa, che possono essere i nastrini così, che invece sono nastrini liberi e non adesivi. Partiamo subito. Prendo della stoffa, del cotone, del normalissimo cotone, e comincio a decorare con una penna per stoffa. Io userò il gel roller Pentel, ma voi potete usare qualunque cosa, perché non è necessario avere i colori per stoffa, tanto questi tape non vanno lavati, e comincio a fare una fantasia. Giro dalla rovescia la fodera, vabbè, voi girate dalla rovescia la stoffa, semplicemente. Prendiamo il nostro scotch biadesivo e vedete che in trasparenza si vede la fantasia? Benissimo, prendiamone un pezzo e appiccichiamolo sulla stoffa, così. E adesso ritagliamo ai margini della stoffa. Io userò un tagliabalza,
voilà, ed il nostro fabric tape è bello e pronto. Guardate, un nastro adesivo decorato da noi, personalizzato. Andiamone a fare uno in seta per magari un biglietto molto molto più carino del solito. Anche qui prendiamo la nostra seta, poggiamola sul retro, vediamo la fantasia, quindi sarà facilissimo. Allora, uno, e stirate bene, tacchete, e tagliamo l'eccesso. Zac. Il fabric tape è molto chic, poi quest'anno va tantissimo di moda, ne ho visti, e certo di seta pura non ve ne vendono, quindi se volete fare delle creazioni veramente veramente chicchettose, queste idee penso che vi torneranno utili. E anche qui col tagliabalza tagliate, ed ecco il nostro fabric tape in pura seta. Guardate che carino, immaginatelo come rifinitura di un lavoro di scrap. Guardate che sciccheria. Ora io questi me li faccio tutti così perché sono troppo troppo belli. Adesso facciamone un altro un po' più semplice. Abbiamo qui un nastrino, un semplice nastrino che vogliamo trasformare in qualcosa di adesivo. Prendiamo lo scotch e appiccichiamolo sul retro del nastrino. E voilà, questo è proprio semplice. Tagliamo gli eccessi. Voilà, il nostro nastrino è diventato adesivo. Adesso potrà andare ad adornare qualsiasi tipo di decorazione, perché poi questa parte, guardate, si stacca con molta agevolezza. Poi li useremo noi questi magari sotto Natale. E vedete? Ta-da! L'adesivo rimane attaccato qua. Visto, questa parte diventa adesiva. Ma non sono bellissimi? Fatti fabric tape, facciamo un plastic tape. Di plastica adesso è diventata così. Tutto lo lavoreremo sempre al solito modo, mettendo dalla rovescia. Prendendo un po' di scotch, ne prendo di meno perché così mi viene più comodo farvelo vedere. Ripeto, voi potete farlo di qualsiasi grandezza. E lo adagio sulla mia plastica. E taglio l'eccesso a destra e a sinistra. E voilà, è il mio plastic tape super colorato, super lucido, guardate che bello, è venuto fuori. Non è bellissimo? Vedete come si possono riciclare i materiali facendoli diventare qualcosa di utile per la nostra creatività? Anche una semplice busta di un negozio può diventare parte della nostra creatività. Basta pensarci. Potete anche decidere di dare un taglio ondulato ai vostri tape, guardate. Basta usare una forbice operata, dal taglio così operato, questa è a zig zag, e il vostro tape può diventare anche tutto zigrinato così, e quindi rendere ancora più divertente il motivo decorativo. Fate conto che i rocchetti di washi semplice che vanno sui 2 euro, 1,50 euro, così vi basterà, e non usiamo sempre gli stessi. Invece così vi servirà un solo scotch che costa intorno ai 2 euro, 2,50 euro, e potete variare sia le forme che anche le texture dei vostri nastri decorativi. Potete farli di stoffa, potete farli di plastica, ora facciamoli come? Di carta naturalmente. Prendo una carta decorata fatta da me nel video precedente, così avrò un washi tape in carta personalizzato. Procedimento sempre lo stesso. E voilà, questo è veramente sciccosissimo, tutto fatto a mano con decorazione anche veramente veramente bella. E questo è un washi tape che non si trova affatto in giro, solamente homemade, e questo veramente può rifinire dei biglietti molto molto eleganti. Continuiamo. Thank you.
eccoli qui tutti i tape che abbiamo fatti insieme. Un tape in seta, bellissimo, un tape in stoffa cotone grezzo decorato a mano, un tape in nastrino, nastrino semplice diventato adesivo, e poi plastica, 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 plastiche che non sopporterebbero un supporto colloso, e comunque in tutti questi casi stoffa, plastica, ma anche carta, evitiamo così l'arricciamento della carta e il lavoro viene sicuramente più pulito. E poi carta decorata a mano, carta artigianale decorata a mano, quindi carta industriale adattata a washi. Scatenate la vostra creatività, createvi i vostri tape adesivi, che siano washi tape, che siano fabric tape o che siano plastic tape. Create, create, create e divertitevi. Vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo. Stoffa, immaginate le vostre card abbellite con questi nastrini di stoffa e poi magari il fiocchettino fatto in 3D proprio con la stessa stoffa. Sarà un modo carinissimo per decorare card, bigliettini, taccuini, agendine. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così, mi raccomando, regalatemi un pollice in su, anche infiocchettato con del fabric tape. Ok, accettiamo tutto. E io invece colgo l'occasione per ringraziarvi sempre di tutti i pollici in su che mi regalate, di tutte le condivisioni. Grazie ragazzi, non sapete che grande mano d'aiuto date al canale, quindi grazie, grazie a tutti. Io vi aspetto sempre su Due Cuori Una Cappa, su Ombretta, che è il mio terzo canale, e naturalmente vi aspetto sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, arrivederci al prossimo video.